cosa siamo, o meglio, cosa non siamo? Vi propongo questo esperimento molto semplice da fare. Per cercare di capire cosa siamo, dovremmo usare un principio di esclusione, cioè togliere dal nostro essere, dalla nostra identità, tutto ciò che muta e cambia, cioè tutto ciò che non risulta necessario per la nostra esistenza. Allora, partiamo dai vestiti, che ne so, ovviamente noi non siamo i nostri vestiti perché possiamo cambiarli e quindi non fanno parte della nostra esistenza effettiva. I capelli, il corpo fino a un certo punto è la nostra identità, perché se consideriamo il corpo sul piano della rappresentazione fisica, il corpo è un ammasso di atomi, perché le cellule, i tessuti, la carne, gli organi sono fatti da atomi, da particelle, e nel giro di qualche anno si riciclano totalmente, si rigenerano totalmente. Se noi fossimo il corpo, intendendolo sul piano della rappresentazione scientifica e fisica, noi saremmo in realtà tutti quegli atomi che lo compongono, ma siccome tutti gli atomi e le particelle che lo compongono si sostituiscono totalmente nel giro di qualche anno, noi dovremmo sparire lentamente se fossimo il corpo. E quindi dopo tot anni noi dovremmo sparire e dovrebbe subentrare un altro essere al nostro posto. Ma questo non accade, perché noi intuiamo di essere sempre noi stessi e di non essere subentrati a niente e nessuno. E sappiamo di essere stati sempre noi a essere coscienti negli anni passati, perché abbiamo la memoria, ricordiamo di essere stati noi a vivere determinate esperienze, non che fosse un altro io, nel senso di identità reale. E non psicologica e basta. Noi, quindi, se fossimo il corpo, dovremmo essere al massimo degli atomi ipotetici, immutabili, che non dovrebbero mai essere sostituiti. Tuttavia, di questa presenza, di questi atomi o di questa struttura immutabile del nostro corpo, non c'è presenza. Perché, lo ripeto, le componenti che compongono questa struttura vengono totalmente cambiate. Allora, che cosa siamo? Se noi fossimo il corpo, cosa saremmo? L'organizzazione, ma l'organizzazione non è di per sé le particelle, è la vita che scorre nelle particelle e che la coordina, che coordina il tutto. Ed è già qualcosa di molto più logico da pensare. Noi siamo la nostra personalità? Non credo proprio, perché la personalità cambia nel corso della vita e al suo cambiare, a volte può cambiare anche in maniera drastica. Non è che noi spariamo e subentra un altro io al nostro posto che comincia a essere cosciente della vita al nostro posto. Siamo sempre noi e lo testimoniamo attraverso, le considerazioni che ho posto prima sulla memoria. E allora, se non siamo strettamente il corpo, se non siamo la personalità, che cosa siamo noi? Niente? Non credo proprio. Il niente inteso in forma assoluta non esiste. E ciò che non esiste non può sperimentare nulla, quindi qualcosa pur dovremmo essere, no? Ma che cos'è questo qualcosa? Non lo so, credo che nessuno lo sappia in maniera precisa sul piano razionale. Tutta più si può intuire cosa possiamo essere. Forse siamo un'anima, forse siamo uno spirito. Certamente noi non possiamo osservare la nostra stessa essenza, perché noi siamo ciò che osserva. E quindi non possiamo auto-osservarci, perché sarebbe come pretendere che una telecamera possa riprendere direttamente se stessa senza uno specchio, oppure osservare il proprio stesso sguardo senza uno specchio. E allora c'è un problema intrinseco, proprio tecnico, che rende impossibile l'autoconoscenza di sé, di cosa siamo veramente. Possiamo fare delle ipotesi e per esclusione possiamo arrivare a capire che noi siamo una cosa immutabile, noi siamo la parte immutabile della nostra vita. Solo che questa parte immutabile non si vede, perché non è un oggetto tra gli oggetti, è ciò che li precede ontologicamente, esistenzialmente, perché è ciò che ci permette di cogliere e percepire gli oggetti, è la nostra stessa esistenza come corpo e individualità. Che cos'è questo qualcosa? Dandone una descrizione relativa, potrei dire che è il contenitore della nostra esperienza. E
Immaginiamo una scatola invisibile dentro cui il nostro corpo e l'ambiente circostante è racchiuso. Ecco, questa prospettiva invisibile che ingloba letteralmente la nostra percezione del mondo, i contenuti sensibili, le emozioni, tutto il nostro vissuto, è quello che risulta essere più vicino alla nostra identità effettiva, perché è la costante che non cambia mai. Cioè, noi possiamo cambiare il nostro corpo attraverso l'allenamento, attraverso le diete, possiamo crescere, possiamo svilupparci da bambini ad adulti, ma possiamo cambiare il luogo in cui viviamo, possiamo spostarci da una parte all'altra, possiamo uscire, possiamo interagire in molti modi con l'ambiente, ma in tutte queste variazioni c'è una cosa che rimane fissa, è la nostra coscienza d'essere. È il nostro campo esperienziale, cioè questa prospettiva, questo campo, letteralmente campo, che ingloba letteralmente tutti i contenuti della nostra esperienza. Perché dove andiamo, andiamo, noi siamo all'interno di questo campo della nostra consapevolezza sensoriale e fenomenica, innanzitutto. E questo non è un modo di specularci sopra, questa è una descrizione letterale della nostra esperienza concreta. Solo che a molti, immersi nella vita esperienziale, sfugge questo dettaglio, cioè che tutto questo sta apparendo in uno sfondo tridimensionale, chiamiamolo tridimensionale, statico, che è il nostro campo e che è l'orizzonte degli eventi per ciascuno di noi. Ora, qualcuno potrebbe pensare che questo campo è all'interno del cervello. E che quindi questo mondo che noi percepiamo coi sensi, secondo il rappresentazionalismo, sia un insieme di impulsi elettrici dentro il cervello, fuori dal quale ci sarebbe una realtà simile a questa rappresentazione. Ma tralasciando tutte le problematiche che ho già spiegato nei riguardi di questa posizione, non del rappresentazionalismo in sé per sé, cioè dell'idea che noi percepiamo direttamente sensazioni, il che lo condivido assolutamente. Ma dell'idea che queste sensazioni siano dentro il cervello e tutto ciò che ne conseguirebbe, questo è qualcosa di problematico. Ma al di là di questo, io voglio semplicemente in questo video farvi conoscere una prospettiva molto più particolare e profonda di noi stessi. È probabile che noi siamo addirittura Dio. Ma che significa però? Dio come fondamento dell'esistenza. Ora, dovrei chiedere una cosa prima di andare avanti. Proprio perché noi non siamo innanzitutto la personalità e il carattere, non siamo l'io psicologico. Quindi, quando dico che noi siamo Dio, non mi riferisco al corpo individuale e all'identità individuale, ma sto implicitamente affermando che la nostra identità non sia individuale, ma sia unica e assoluta per tutti, che sia la stessa essenza di tutti. In poche parole, sto supponendo in questo discorso che l'identità reale, l'anima vera, lo spirito vero di ciascuno sia lo stesso e unico per tutti. E proprio perché potrebbe esserci una distinzione tra contenuti della coscienza e il contenitore, che è possibile ipotizzare questo. Se infatti noi crediamo che i contenuti e la coscienza siano la stessa cosa, è normale che nessuno può pensare che esista una sola coscienza è un solo spirito. Ma se noi capiamo che lo spirito non è riducibile ai suoi contenuti, capiamo anche che è possibile che ci sia un solo spirito, unico per ogni individuo, cioè lo stesso per ogni individuo, e però abbia molteplici prospettive diverse al suo interno e diversi quindi contenuti di vita. Il problema è proprio che se noi ci identifichiamo nei contenuti, quindi nella personalità, nel corpo che ci appare come percezione nel nostro campo mentale. Poi pensiamo lo stesso anche degli altri, pensiamo che anche gli altri individui siano il loro corpo, la loro personalità o qualcosa di individuale. E allora non capiamo, ci sfugge di capire che probabilmente invece siamo tutti la stessa cosa, metafisica ovviamente, perché ci identifichiamo in questa rappresentazione, pensiamo che il mondo percepito coi sensi sia la realtà suprema ed effettiva. E non capiamo invece che è solo una sensazione mentale e che sia improbabile che all'esterno della nostra mente e di quella di ogni altra forma vivente, la realtà
sia come noi crediamo, cioè sia un mondo oggettivamente esteso, spaziale, temporale, molteplice e diveniente. Probabilmente la base della realtà sul piano ontologico e metafisico è un punto di esistenza eterno, immutabile, permanente, che è la nostra vera essenza, e probabilmente il mondo sensibile è ridotto a percezioni. Questa è la prospettiva più profonda che si possa concepire di noi stessi e della vita, che non nega niente della nostra esperienza e non nega neanche l'oggettività delle nostre percezioni, perché riconduce tutto il mondo a questo punto comune di realtà suprema spirituale, che attraverso processi universali proietta la stessa percezione del mondo in ogni mente. Quindi, facendo quell'esperimento di cui vi ho parlato prima, non è detto che si arrivi per forza a questo, però intanto si capisce cosa noi non siamo. Cioè, noi non siamo solo il corpo, non siamo solo la personalità, siamo un qualcosa di indefinibile, di misterioso, che probabilmente però è la stessa cosa di tutti gli altri. È la stessa essenza, eterna e immutabile, per quello siamo tutti Dio, in questo senso. E si parla non del Dio cristiano, cattolico, del Dio islamico, si parla di Dio in senso filosofico, quindi al di là di ogni personalizzazione e quindi di ogni religione personale, che concepisce Dio in questo modo, insomma. E quindi Dio sarebbe anche l'essenza vitale di ogni creatura, di ogni essere vivente. Da ciò seguirebbe massimo rispetto per la vita di ogni creatura, non solo per ogni essere umano. E a me pare che il mondo sia manifestato proprio in questo modo per farci fare tutte le esperienze possibili. E credo che faccia parte del gioco cosmico della coscienza non sapere quello che vi sto dicendo, perché se tutti sapessero profondamente che la realtà è come l'ho descritta, allora moltissime esperienze non sarebbero più possibili, perché sono rese possibili proprio dalla immersione in questa illusione, in questa rappresentazione cosmica, no, spirituale. E allora può darsi che l'obiettivo, lo scopo di questa vita sia di farci fare tutte le possibili esperienze, quindi sia ostacolata questa comprensione, non impedita, perché se fosse impedita, poi alcune esperienze di vita non sarebbero possibili, come quelle dei grandi maestri ascesi, che hanno compreso la natura mentale e spirituale dell'esistenza, o di chi tende ad arrivare a quei livelli di comprensione. Quindi, per non impedire anche quella possibilità, è chiaro che il sistema di manifestazione di questa realtà non può impedire la consapevolizzazione. Tuttavia, dato che non c'è nessuna necessità assoluta che le cose debbano essere così, cioè di fare per forza a ogni costo tutte le esperienze possibili, sarebbe più conveniente che tutti capissero questo, almeno come possibilità, perché in ogni caso questa visione della vita e del mondo possono solo che arrecare beneficio agli altri. Cioè, capendo che noi siamo tutti la stessa vita, in ogni caso, anche se fosse un errore, che ne dubito altamente perché sul piano razionale si giunge a questa conclusione e sul piano intuitivo non ne parliamo. Chi fa meditazione intuisce una unità profonda con sé e con l'esistenza intera. Capisce di essere non capisce, però intuisce di essere quell'unità. Di essere l'unità stessa della realtà, l'uno. L'essere supremo, l'assoluto, il Parabrahman senza attributi, come viene definito in alcune tradizioni orientali, come l'Advaita Vedanta, per esempio. E allora, anche se per assurdo questa ipotesi fosse totalmente sbagliata, comunque arrecherebbe un beneficio perché eliminerebbe, diciamo, molte situazioni conflittuali che si basano proprio sull'idea opposta, cioè di essere individui totalmente personali, altro dagli altri, e quindi che fomenta l'odio, l'egoismo e tutti i sentimenti di prevaricazione, di desiderio di supremazia, di potere, di brama di conquista, e quindi tutti i sentimenti e emozioni negative che invece di favorire l'armonia e l'unità nel mondo fomentano il contrario.